Bunkerino è nato ottobre 83, già dalla parola stesso, Bunkerino è un luogo abbastanza protetto. Mi pare che era un archivio tutto aperto dalla Corte d'Appello. Siccome ci fu quell'esigenza di proteggere ancora di più i magistrati, perché in realtà i loro uffici del dottore Falcone, la sesta sezione, l'ottava, dottore Borsellino, erano giù a pian terreno, le loro finestre davano fuori, specialmente dopo la strage Chinnici, che fu adottata un'autobomba, si pensava, anche alcune informative avevano avvisato gli uffici giudiziari che volevano piazzare una carica esplosiva sotto le loro finestre. Quindi uno dei motivi è stato questo. Poi ci avevano ucciso magistrati, appunto il consigliere Chinnici, Pietro Scaglione, Cesare Terranova, Gaetano Costa, rappresentante delle forze dell'ordine, eccetera, eccetera. E poi, nascendo il maxi processo, lì sotto era diventato pericoloso, quindi li dovevano proteggere. Questi luoghi e furono nominati direttori dei lavori il dottore Falcone e il dottore Borsellino. Erano loro che dettavano le loro esigenze e poi l'ingegnere lo metteva nero su bianco e eseguiva quello che volevano i magistrati. Addirittura il dottore Falcone fu ancora che la sua stanza non era allestita, occupò la mia stanza, che poi dopo gli montarono le apparecchiature elettroniche, poi il dottore Falcone si spostò qua, poi subentrò il dottore Borsellino, poi abbiamo l'archivio, la stanza del caffè, la chiamavamo stanza del caffè, ma tenevamo anche la fotocopiatrice e cose varie. Questo è il sistema di allarme di allora. Con questo pulsante iniziava di fatto la giornata qua al Bunkerino. Con questo si azionavano contemporaneamente le telecamere, i faretti che servivano al dottore Falcone, che erano collegati ai suoi monitor per vedere chi entrava e chi usciva. Stiamo parlando 83-85, questo è il massimo di quel periodo. Addirittura qua abbiamo gli allarmi, per esempio se qualcuno entrava armato, se qualcuno apriva la porta e non aveva diritto di accesso, o un incendio, o se qualcuno ci tagliava la corrente. Questo era il sistema di allarme, la sirena, e questo è quando la sirena si attaccava, quando aprivano anche la porta senza la chiave. E da qua cominciava la giornata.